fu di Almerico da Mantova e Franca sua consorte nel dicembre 954. La donazione che iniziò questa abbazia alla sua missione religiosa in una landa dispersa nelle valli del fiume Adige, pianura paludosa da lavorare in mano di zappa e vanga, all'ottener semina e raccolto. Al fanciullo Ugo di Toscana si rende grazie all'avvento del primo abate, con re Berengario II. Si narra già del primo monaco benedettino. Correva l'anno Domini 961. Di questi et altri accadimenti, in Sancta Maria de Vangadizia, ordinis Camaldolensis. Questa fu la sorte a me servita, il dover villeggiare in una landa sperduta. Sì, che il sole è celato da basse nubi. Qui si erge una abbazia, detta Vangadizia. Austera costruzione. Desolata prigioniera, attendo che il fato volga a me il suo volto. In promessa successione con tal figlio di re Berengario, mai veduto, mai conosciuto, mai amato. Chi è questo figlio di re Berengario? Perché io? Non conosco gente. Non so ancora bene del mondo fuori. Come posso essere io la scelta, infine? Per quale fatto? Non ho scampo? O forse sono scelta di dovere? Per ritrovare traccia di opere di Antonio De Rechis da Badia Polesine, siamo giunti a Ferrara e ci troviamo nell'unica abitazione ferrarese conservatasi quasi intatta dopo oltre 6 secoli dalla sua edificazione. Avventurarsi nelle stanze di Casa Romei consente al visitatore di provare tutte le emozioni di un viaggio prustiano alla ricerca del tempo perduto. Questa è la sala di Casa Romei detta di Tobiolo e l'Angelo. Vi sono locati 3 lacerti di affreschi prudentemente attribuiti all'ambito di Antonio Alberti, alias De Rechis, con 3 soggetti. La circoncisione di Gesù Bambino, che è rappresentata dentro la cornice di 3 edicole gotiche. Al centro, a sinistra, la Madonna regge il Divin Figliolo per consentire al canuto sacerdote Simone di procedere nell'intervento rituale. Nell'edicola di sinistra, San Giuseppe e una donna velata assistono alla scena. Così pure il personaggio di destra, la profetessa Anna,
che regge un cartiglio la cui scritta è a brasa. I santi Gismonda, Tommaso e Libera nel secondo affresco. Santa Libera, la prima a sinistra, veste l'abito monacale e regge un rotolo con scritta in caratteri gotici. San Tommaso al centro, in paramenti sacri, a destra Santa Lucia incoronata regge un globo e uno scritto. San Francesco riceve le stimmate. Secondo lo storico dell'arte Carlo Ludovico Ragghianti, questi affreschi sono testimonianza dei rapporti con la pittura dei primi decenni del Quattrocento nelle Marche e in Umbria. Della stessa epoca, l'abside della Vangadizza, che ancora regge i segni del tempo, quasi a sostenere la vicina torre campanaria dell'anno 1000. Dico tanti pensieri che gravano su me. Mai mi aspettavo così difficoltoso andar della vita. Santa Maria, tu vedi in ogni dove, in ogni cuore. Non capisco tali accadimenti. Di tale scritto che qui veggo, il mio nome chiama, come può essere? Essere vero. Un destino, questo mio, qual porta vita et vigore a nuova gente. Folco, figlio d'Albertazzo e nipote di Ottone, rinunziò al suo fratello Ugo ciò che possedeva in Italia e andò a insignorirsi del ducato di Sassonia. Egli conseguì quel ducato per linea della madre Alda, giacché l'imperatore Ottone morì senza eredi.